nella nostra lezione di Pilates oggi utilizzeremo la fake pole e due manubri. Ci sediamo sulla fake pole, sulla palla, con i piedi all'altezza del bacino. Cerchiamo di formare un angolo retto tra la coscia e la tibia e un angolo retto tra le cosce e il busto. Manteniamo le clavicole ben aperte, le scapole rilassate verso il basso. Sentiamo l'appoggio equilibrato sulle due natiche, creiamo spazio dal pubello esterno e richiamiamo l'addome indietro. Iniziamo a prendere consapevolezza del respiro, facciamo qualche respiro spontaneo. Inspiriamo ed espiriamo. Cerchiamo di sentire anche l'equilibrio sulla palla. Andiamo a mettere le mani alla base del torace e iniziamo a inspirare dal naso. Espirare dalla bocca. Inspirando dal naso prendiamo consapevolezza del torace che si espande lateralmente e posteriormente. Espirando con la pressione delle mani riavviciniamo le coste e sentiamo lo sterno che si riabbassa. Ancora un respiro, inspiro. Espiro. Riportiamo le mani sulle gambe oppure ai lati della palla e iniziamo a sciogliere il tratto cervicale. Inspirando, solleviamo lo sguardo verso l'alto e espirando, abbassiamo il mento verso il petto. Inspiro. Espiro, abbasso. Rimango con il mento verso il petto per 1, 2, 3, 4, 5. Di nuovo mento parallelo a terra e ora muovo la testa verso destra e torno al centro. Muovo a sinistra e di nuovo centro. Espiro vuoto e inspiro torno. Sinistra e rimango a destra, mantengo 1, 2, 3, 4, 5, torno al centro, vuoto sinistra e rimango 1, 2, 3, 4, 5, torno al centro. Da questa posizione vado a inclinare l'orecchio destro verso la spalla destra e torno su, orecchio sinistro, su, espiro. Su, espiro, inspiro. Mi fermo con l'orecchio destro verso la spalla destra, allargo un pochino di più i piedi. Lascio le mani sulle ginocchia. Ora vado a portare il mento verso il basso. E poi mi dirigo verso la spalla sinistra, dove rimango. La porto con delle semi-rotazioni verso il basso, da una spalla all'altra. Articolo in modo da sciogliere il tratto cervicale, togliere tensione. L'ultimo, portando il mento verso il petto, rimango in round a livello cervicale, inspirando allontano la pancia dalla maglietta, espirando porto giù la sommità della testa, le mani scivolano su le tibie e entro una flessione completa della colonna. Vado a fare un rotando. Inspirando, mantengo sempre la pancia in dentro, spingo i piedi, immagino di fare una retroversione del bacino e attraverso la tenuta addominale mi riporto su una vertebra l'altra, la testa come ultima grande vertebra e riparto. Inspiro, espirando giù il mento, giù la fronte, piano piano giù le mani,
Entro in flessione, lascio andare via le tensioni dal collo, dalle spalle, dalle braccia. Inspiro, espirando, vengo su. Una bella curva che piano piano diventa una linea. Clavicola aperta e testa in linea con la colonna. Ancora due. Inspiro, espiro, scendo. Mantengo la posizione, respiro regolare per 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Inspiro, pancia dentro, espiro, piano piano ritorno su. Ritrovo tutti i miei allineamenti, riporto i piedi all'altezza del bacino e ora, dopo aver sciolto la colonna, dopo aver sciolto in particolare il tratto cervicale, andiamo a muovere il bacino, quindi parte bassa della colonna, tratto lombosacrale. Inspiro, ombelico in dentro, espiro, faccio una retroversione del bacino, cerco di portare il pube verso il petto, il movimento della palla deve essere minimo. Inspirando invece vado a cercare un'anteroversione del bacino, quindi vado a creare una maggiore curva a livello lombare. Espiro, retroversione del bacino, inspiro, anteroversione, ancora, espiro, inspiro, ancora due, ritrovo la posizione neutra, quindi zona piatta a livello lombare, e ora vado a fare un movimento di basculamento del bacino a destra e a sinistra. Quindi inspiro al centro, espirando sollevo l'anca destra e spingo giù la natica sinistra. E poi vado dall'altra parte. Muovo da un lato all'altro. Inizia a ruotare il bacino in maniera completa, vado in avanti, a sinistra e indietro. Ne faccio 5, 2, 4 e 5 e inverto. Ritrovo l'equilibrio, gli allineamenti, mi sposto a lavorare sulle gambe, portate le mani ai lati della palla, andiamo a articolare il movimento del piede destro, sollevo il tallone, sollevo i metatarsi, spingo solo con la punta del piede, riporto a terra i metatarsi, riporto a terra il tallone. Ora l'altro piede, tallone sui metatarsi, riappoggio i metatarsi, riappoggio il tallone. Ancora sul tallone destro, metatarsi destri, giù, metatarsi, giù il tallone. Dall'altra parte, tallone, metatarsi, tallone. Attenzione, ora vado a sollevare il tallone destro, sollevo i metatarsi, provo a staccare la punta del piede, riappoggio la punta, riappoggio i metatarsi, giù il tallone. Quando stacco la punta del piede, aumento, incremento l'attivazione degli addominali e immagino che gli ischi vogliano avvicinarsi, quindi richiamo l'attenzione sul pavimento pelvico e lo attivo. Quindi sul tallone sinistro, sui metatarsi, stacco la punta del piede sinistro, riappoggio la punta, metatarsi e giù il tallone. Ancora destra, sinistra. Gli ultimi due, destra,
sinistra. Ok, adesso andiamo a farlo in maniera più dinamica. Inspiro, espirando, sollevo prima un ginocchio e poi l'altro. E andiamo. 1, 2, tengo gli addominali. 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. Mi fermo. Ora porto la gamba destra laterale e la riporto al centro. Gamba sinistra e centro. 1, centro, 2, centro, 1, centro, 3, centro, 1, centro, 4, centro, 1, centro, 5, centro, 1, centro, 6, centro, 1, centro, 7, centro, 1, centro, 8, centro, mi fermo, distendo le braccia, inspiro, porto su entrambe le braccia, ruoto i palmi laterali, espiro, scendo in entrambe le braccia, ancora inspiro su, espiro, scendo, ancora uno, inspiro, intreccio le dita, ruoto i palmi delle mani verso l'alto, pollici verso l'alto, mignoli verso il basso, richiamo dentro l'ombelico, inspiro, espirando, ruoto dall'addome verso destra e mantengo la posizione per 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, inspirando, torno al centro, mantengo la lunghezza della colonna, mantengo la contrazione addominale, espirando, ruoto nell'altra direzione e rimango 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, inspiro, torno al centro, espiro, allargo le braccia laterali, ruoto i palmi delle mani verso l'alto, tocco le spalle e distendo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, distendo le braccia, spinte indietro, il busto rimane stabile, piedi ben radicati, palla fermissima. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, palmi giù, allungo dalle spalle fino al dito medio e di nuovo articolo tutto il braccio in cerchietti in avanti, disegno cerchietti in avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, indietro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mi fermo, palmi delle mani in su, riporto sulle braccia, mi allungo verso l'alto, a questo punto porto verso il basso il braccio sinistro e vado a fare un allungamento laterale verso destra. Mantengo la posizione, inspiro ed espiro. Inspiro, ombelico in dentro, riporto il busto centrale, richiamo il braccio sinistro e vado a fare tutto dall'altra parte. Espirando, porto i lati del busto verso destra. Mantengo lo stretching sul lato sinistro del busto. E respiro. Inspiro, centro, espiro, apro e porto verso il basso. Sciogliamo un pochino le spalle, ruotiamo in avanti. 1, 2, 3, 4, 5, indietro. 1, 2, 3, 4, 5. Molto bene. A questo punto prendiamo i pesetti. Se non avete pesetti a disposizione, potete pure prendere delle bottigliine dell'acqua, mezzo litro, un litro, a seconda. Ok, distendo le braccia ai lati, vado a sollevare prima il braccio destro, poi il braccio sinistro, scendo col destro, scendo col sinistro e faccio l'opposto. Sinistro, destro, sinistro, destro.
destro, mi fermo qua, ruoto i palmi delle mani verso l'alto. Ora porto entrambe le braccia in avanti e da qui fletto i gomiti a 90 gradi e distendo. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mi fermo qui, inspiro, apro, espiro, chiudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Distendo le braccia e le porto verso il basso. Di nuovo sciolgo le spalle. Questa volta ruoto in avanti tenendo i pesetti. E poi ruoto indietro. Ok, palmi delle mani in avanti. A fare i visciti, fletto prima un braccio portando il pesetto alla spalla e distendo, e poi lo faccio con l'altro. Andiamo, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, tutti e due insieme. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Bene, ruoto i palmi delle mani indietro, vado a fare gli estensori delle spalle. Inspiro, espirando, spingo le braccia indietro e le riporto in avanti. 2 e torno. 3 e torno, 4, 5, 6, 7, 8, rimango, spinte veloci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ritorno e ora porto dal laterale le braccia verso l'alto. Ruoto i palmi delle mani in avanti, inspiro, fletto i gomiti altezza spalle e espiro, distendo verso l'alto. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. 1, 8, 1, 7, 1, 6, 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 1, 1. Ok, ruoto i palmi delle mani l'uno di fronte all'altro, allargo le braccia, le porto verso il basso e poi le riporto su. 1, giù, 2, giù. 3, giù, 4, giù, 5, giù, 6, giù, 7, giù, 8, giù. Sciolgo di nuovo, ruoto le spalle in avanti. E le ruoto indietro. Ok. Appoggiamo i pesetti da una parte e ci solleviamo. Facciamo in modo che i pesetti non diano noia, mettiamo i manubri
leggermente discosti da noi, ci sistemiamo sull'estremità inferiore del tappetino con la palla posizionata di fronte a noi. Facciamo lavorare un po' le gambe, quindi vado a mettere il piede destro sulla palla. Trovo l'equilibrio, cerco di mantenere il tratto lombo-sacrale bello disteso e anche sullo stesso piano, come ai lati del torace, e da qui inspiro, pancia indietro, attivo il trasverso dell'addome, espiro, distendo la gamba e la richiamo. Distendo e piego, distendo e piego. 4, 5, 6. Sulla palla il piede sinistro, stabilizzo, rendo stabile la gamba destra, giù il sacro, anche sullo stesso piano, spalle sullo stesso piano, sguardo in avanti e parto, inspiro e espiro, distendo. 1, 2, 3, 5. 4, su, 1, su, 3, su, 1, su, 2, su, 1, su, l'ultimo, 1, su, mi fermo e porto giù la palla. Mi ruoto su un fianco. Vado a sistemare la gamba destra sulla palla laterale. Quindi il ginocchio destro è aperto lateralmente. Con le mani cerco di aggiustare il bacino in modo che le anche non ruotino, in particolar modo l'anca destra non ruoti troppo indietro. Guardo di fronte a me e faccio lo stesso lavoro che ho fatto frontale. Distendo la gamba spinando e la richiamo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Richiamo la palla e cambio lato di tappetino e cambio gamba. Quindi gamba sinistra sulla palla, gamba destra che stabilizza, anche sulla stessa linea, guardo di fronte a me, tengo gli addominali e parto. Espiro, inspiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cinque,
sposto su quest'altro lato perché così ho maggiore luce e vado a fare un roll down. Palla pesante, braccia spostate in avanti, la palla sfiora il pube, piedi all'ampiezza del bacino, inspiro un pelico dentro, espiro piano piano, porto giù di mento, la fronte gradualmente, come se il peso della palla mi portasse verso il basso, appoggio la palla a terra e la allontano da me. Come se volessi fare una posizione simile all'up stretch. Schiaccio le mani sulla palla, allungo i lati del busto. Le gambe sono forti, il peso sulla parte centrale dei piedi. La testa allunga in mezzo alle braccia, inspiro ed espiro, mantengo la posizione. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ora fletto leggermente le ginocchia, richiamo l'ombelico in dentro, faccio una flessione della colonna. Lascio andare le braccia, la testa, scendo giù, appoggio le mani a terra e vado in posizione accovacciata. Dalla posizione accovacciata cammino in avanti con le mani e mi ritrovo in ginocchio. Distendo i dorsi dei piedi, mantengo disteso il sacro verso il basso, quindi disteso il tratto lombosacrale, afferro la palla, le estremità laterali, le ginocchia sono aperte all'ampiezza del bacino, lo stesso i piedi e le tibie, sistemo la palla in fronte al petto, di fronte al petto. Inspiro, mantengo la contrazione addominale e gradualmente mi sposto indietro, da portare il peso sulle caviglie e sui dorsi dei piedi. Espirando, spingo questi ultimi e ritorno centrale. Ancora vado indietro, spalle lontane dalle orecchie, addominali forti. Porto il peso più indietro possibile senza sentire problemi nel tratto lombare, espirando ritorno. Ancora vado indietro e torno avanti. Indietro e avanti. Appoggio la palla, unisco i talloni e vado in rest position con le mani sulla palla. Mi siedo sui talloni, continuo a schiacciare, palmi delle mani sulla palla, allungare i gomiti, a tenere le spalle lontane dalle orecchie, strecciare i lati del busto. Se ho bisogno dondolo anche un pochino a destra e a sinistra. Inspiro, un belico dentro, espiro la traversione del bacino, mi riporto su. Ora ci andiamo a sdraiare lateralmente sulla palla, andiamo a appoggiare il fianco sinistro sulla palla. Quindi prima sistemo la palla al lato del fianco sinistro, poi mi vado a coricare sul lato. Stabilizzo la tibia destra, la tibia sinistra a terra. Sistemo la mano destra sul fianco, porto il piede destro in flex e da qui inspiro, contrazione addominale, cristalia che sulla stessa linea, espirando sollevo la gamba. La sensazione è quella di sollevare e contemporaneamente allungare la gamba. La mano la potete tenere sul fianco per creare distanza tra la cristaliaca e le vostre costole oppure dietro la nuca, dove volete. Cominciamo, inspiro, espiro su. Una, giù, due, giù. 3, giù, 4, giù, 5, giù, 6, giù, 7, giù, 8, giù, 8, giù, 7, giù, 6, giù, 5, giù, 4, giù, 3, giù, 2, giù. Uno, rimango, mantengo. Uno, due, tre.
cerchietto in avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indietro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Appoggio la gamba, porto il braccio oltre la testa e stretcho tutto il lato destro del corpo che ha lavorato. Gradualmente mi risollevo e cambio posizione alla palla. Distendo il fianco sinistro, distendo la gamba. Sistemo il fianco destro, distendo la gamba sinistra, scusate, io sono di specchio, mano sulla cresta iliaca, cuore dietro la nuca, piede sinistra martello, gamba lunga, inspiro, espiro, salgo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rimango, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, piede in point, cerchietti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, indietro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, appoggio la gamba a terra, porto il braccio sinistro oltre la testa e vado ad allungare. Questa volta allungo il lato sinistro. Su e mi vado a sdraiare a terra. Avvicino i manubri, ne approfitto per fare un po' di pettorali, sistemo i polpacci sulla palla, spalle lontane dalle orecchie, scapole dare un appoggio a terra, impugno i due manubri. Gomiti flessi a 90 gradi, palmi delle mani che guardano in avanti, ombelico verso la colonna vertebrale. Inspiro, espirando, distendo le braccia verso l'alto. E scendo. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. 8, giù, 7, giù, 6, giù, 5, giù, 4, giù, 3, giù, 2, giù, 1, mi fermo, ruoto i palmi delle mani l'uno verso l'altro, schiaccio le scapole a terra, inspiro, apro entrambe le braccia laterali senza toccare il pavimento, espiro, riallineo le mani con le spalle, non vado qui ma proprio mani sopra le spalle, apro e chiudo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Beh, ora palmi delle mani guardano in avanti. Un braccio abbassa il sinistro, uno va oltre la testa il destro. 1 e li scambio. 2, 1, 3, 1, 4, 1,
gambe e le braccia in linea con le spalle, ruota i palmi delle mani l'uno di fronte all'altro, espirando, porto giù le braccia. Tolgo i pesetti, ritrovo la posizione delle spalle, delle scapole. Ora, braccia verso il soffitto, intreccio le dita delle mani e mi preparo per chest lift. Sistemo le mani tra la nuca e l'occipite, i gomiti nella visuale periferica, mantengo la parte inferiore delle scapole che spinge verso il bascino. Inspiro, preparo, ombelico in dentro, richiamo il trasverso dell'addome, quindi vado ad attivare la muscolatura profonda dell'addome e con questa attivazione, espirando, porto su testa e spalle. Inspiro, incremento un pochino e espiro, scendo senza mollare gli addominali. Ancora, inspiro, trasverso dell'addome, espiro, salgo. Inspiro, incremento, espiro, scendo. Vado su, incremento, esci, su, incremento, esci, su, incremento, scendo, ancora uno, su, incremento, e scendo. Passo a chest lift with rotation. Inspiro, preparo, espiro, vengo su. Inspiro, incremento, espiro, muovo dall'addome, ruoto verso destra. Sulla scapola sinistra, sguardo verso l'esterno della coscia destra. Torno al centro, inspiro. E ora vado dall'altra parte, ruoto sinistra. E centro. Ruoto destra. E centro. Sinistra. E centro, destra, e centro, sinistra, centro, destra, centro, sinistra, centro, gli ultimi due, destra, centro, sinistra, centro, inspiro, e espirando porto giù testa e spalle, sciolgo l'intreccio delle mani, riporto le braccia ai lati, vado a sistemare questa volta solo i talloni sulla palla. Da questa posizione allargo le ginocchia all'altezza del bacino più o meno. Poi, mantenendo la contrazione addominale, spingo con i talloni, distendo le gambe e le riunisco. Poi chiamo le gambe in tabletop. Allargo le ginocchia, allontano la palla, strizzo le gambe insieme, faccio lavorare gli adduttori, richiamo le gambe in tabletop. Allargo, allontano, riunisco, richiamo. 3, allontano, riunisco, richiamo. Allargo, allontano, riunisco e richiamo. Continuo. La, riunisco, richiamo. Allargo, allontano, riunisco e richiamo. Faccio il movimento inverso. Distendo, allargo, fletto le gambe, porto verso di me e di nuovo riunisco le ginocchia. Distendo, ruoto le punte verso l'esterno, allargo le ginocchia e riporto la palla verso di me. Distendo, ruoto e richiamo. Chiudo, distendo, ruoto, richiamo, chiudo, distendo, ruoto, richiamo e chiudo. Ancora due, distendo, ruoto, richiamo, richiudo, distendo, ruoto, richiamo e richiudo. Mi fermo qui con i talloni che spingono sopra la sommità della palla, braccia attive ai lati del corpo, scapole ben piantate a terra. Inspiro, prendo aria, ho spazio sotto i lombi, espiro, piano piano svuoto i polmoni, porto i lombi a terra, spingo con i talloni sulla palla, spingo con le braccia a terra, mi sollevo sul pelvic car. Porto il cube verso l'alto, le scapole rimangono a terra, inspiro, mantengo, espiro, piano piano, srotolo e torno giù, una vertebra dopo l'altra, e ritrovo il neanche del bacino e della colonna, e riparto, inspiro, preparo, espiro, articolo, spingo i piedi, spingo le braccia, attivo i glutei, gli addominali, gli adduttori, vado su. Mi fermo e poi di nuovo gradualmente scendo, una vertebra dopo l'altra e ritorno in neutro.
Esci. E ritrovo il neutro. Ora inserisco una variante. Mi porto su con il cube, a quel punto lì distendo le gambe, rifletto e poi scendo. Quindi prepariamo, inspiro e espiro, articolo verso l'alto. Inspiro, pausa, espiro, distendo le gambe. Inspiro, richiamo, espiro, scendo. E ancora. Distendo, richiamo e scendo. Ancora uno, salgo. Distendo, richiamo e scendo. Ritrovo il neutro, distendo le gambe, porto le braccia oltre. Rimango un attimo d'allungamento. Gradualmente porto la palla verso di me, la afferro con i piedi e la vado a impugnare con le mani. Allungo le gambe sul tappetino, prendo le distanze dalla libreria, ci tocco. Porto la palla oltre la testa. Mi raccomando, attenzione alle spalle, non elevate le spalle verso le orecchie. Gambe unite, dorsi dei piedi distesi. Inspiro, partono le braccia. Seguo la testa e spalle. Espirando, vengo su con la mia bella flessione della colonna. Inspiro, mantengo, espiro, piano piano, retroversione del bacino. Scapito in appoggio, prima le braccia, poi testa e spalle. E ancora su, inspiro, espiro, e giù, espira, braccia, testa e spalle. L'ultimo, mi fermo in posizione seduta. Vado a fare la mia flessione della colonna, allargo i piedi all'altezza del tappetino, appoggio la palla e mi vado ad allungare in avanti, però mi devo spostare indietro. Quindi cammino con le mani in avanti, le gambe rimangono ben radicate, i talloni spingono in avanti, bacino indietro, la testa allungo in mezzo alle braccia. Mantengo la posizione. Sempre spalle lontane dalle orecchie, braccia distese. Vado a sentire lo stretching, in particolar modo la parte bassa della colonna. Le ginocchia sono attive contro il tappetino, i quadricipiti attivi contro i femori. Ancora 4, 3, 2, 1. Inspiro un belico dentro, espiro piano piano, riporto il peso sugli ischi, srotolo e torno su. Crocio le gambe. Porto la palla sulla mia sinistra, mano in appoggio, braccio destro distesa lateralmente, inspiro, sollevo il braccio, lo allineo con l'orecchio destro, espirando vado a prendere il busto verso sinistra. Torno al centro, inspiro, espirando. Mano destra in appoggio, braccio sinistro disteso laterale, inspiro, allineo il braccio sinistro con l'orecchio, espirando, fletto il busto verso destra. Inspiro, centro,
espira, passo. Allontano la palla e vado a concludere. Inspiro, unisco per me le mani verso l'alto e espiro giù. Porto il mento verso il basso. Ancora. Inspiro su e espiro giù. L'ultima volta inspiro, unisco le palme delle mani e schiero mani al cuore. Grazie, buona giornata, alla prossima!